Padri non si nasce, lo si diventa. Si diventa padre e madre quando si comincia ad avere responsabilità di qualcuno da educare, da introdurre all'esperienza della vita, per renderlo capace di scelte, di libertà e anche di partenze. Con queste parole di Papa Francesco, il vescovo Armando Trasarti ha celebrato oggi pomeriggio la Santa Messa, trasmessa in diretta su Fano TV, in occasione della solennità di San Giuseppe, nel santuario situato nelle splendide colline di Spicello, nel comune di Terre Roveresche. Il mondo ha bisogno di padri e non di padroni, ha continuato il vescovo sulle parole del Santo Padre, perché l'amore autentico è legato alla capacità di donarsi e non alla smania di possesso. La ricorrenza di San Giuseppe è legata anche alla festa del papà, che viene celebrata in diverse parti del mondo il 19 marzo e che secondo la credenza è la data della morte di Giuseppe, padre putativo di Gesù. Tuttavia, oltre che di padre, San Giuseppe è anche un potente modello maschile per la società di oggi. Non cerca i riflettori, non ha bisogno di salire sul palcoscenico, ma è grandissimo nella sua operosità silenziosa e nella sua rispettosa delicatezza verso Maria. E questo è il migliore antidoto al maschilismo e al narcisismo diffuso di chi tenta di prevaricare la donna per autoaffermarsi. Alla Santa Messa ha partecipato anche il parroco Don Cesare Ferri, che ha sottolineato la missione della Chiesa a Spicello e il motivo della presenza della figura di San Giuseppe all'interno del santuario. La missione del santuario è rimettere insieme Maria e Giuseppe, considerati veri sposi e vera madre e vero padre di Gesù. Perché purtroppo nella devozione popolare è successa una separazione, una specie di divorzio devozionale. Maria avanti, Giuseppe quasi dimenticato, tutto al più un vecchierello lì vicino e nient'altro. Invece veri sposi sotto ogni aspetto, vero padre sotto ogni aspetto in forza del matrimonio, e questo per avere la grazia da lui, l'intercessione, perché ci sia questa unità di intenti anche nella nostra famiglia. Questa è la grazia che noi chiediamo. E questa, diciamo, è la missione di questo santuario: riunire le famiglie, rafforzare le famiglie.